Sono Bruno Cerimiele, ciao a tutti, benvenuti nel Palazzo di San Francesco qui in Agnone, dove ci sarà questa mostra dedicata al costume femminile agnonese tra storie e curiosità. Le curiosità qui sono tante, ma forse quella più bella e più particolare è proprio il ritrovamento di un costume antichissimo agnonese, proprio in originale, tutto completo. Meglio, manca solamente il copricapo della donna di delicato tessuto che è andato naturalmente a male, e sto parlando naturalmente del tulle di seta che si è rovinato con il tempo. Questo costume è un abito da sposa e i colori del corsetto sono veramente straordinari, un arancione eccezionale. Questo penso sia un costume di metà Settecento, molto, molto particolare, soprattutto per quanto riguarda il taglio delle maniche, di seta pura con piccole applicazioni, con piccole bordature di passamaneria, ma quello che è ancora più sconvolgente è di aver ritrovato addirittura la vecchia mandera che è in tulle pieno, molto particolare, pochi leggerissimi strappi e non ha naturalmente subito alcun intervento di restauro, e quindi è un po' come è stato trovato in fondo a questo scatolo di cartone in cui era stato malamente riposto. Mi piacerebbe farvi vedere di questo costume l'antica gonna piena di pieghe che naturalmente rendevano la figura più importante, più solenne quando si incedeva, e naturalmente anche il peso della gonna era importante, tendeva a erigere il busto della donna. Ma mi piace anche farvi vedere questo bustino corto ancora in seta e questo gallone d'oro che c'è alla base della gonna. Ripeto, questa gonna non ha subito neanche solo un leggero spazzolamento, è un di colore quasi nero, e molto probabilmente è stato tinto a mano, è di panno paesano e pesa tantissimo. Quindi immaginate un po', questa sposa molto probabilmente si sarà sposata in un periodo, di solito si sposava in un periodo invernale quando le attività della campagna naturalmente diminuivano, però con questo bustino così leggero mi fa pensare anche all'estate. Però rivestito di lino, dovete sapere che tutte le fibre naturali, sia il lino che la lana, sono calde d'inverno e fresche d'estate, quindi molto probabilmente può darsi pure che si sia sposata in inverno. Mi piacerebbe pensare che sia sposata d'estate anche con questa pesantissima gonna di lana. Ma non sono le uniche particolarità, non sono gli unici originali presenti in questa mostra. Ho qui un bellissimo bustino di broccato, lampasso cosiddetto, con all'interno dei filamenti d'argento. Pensate un po' la preziosità di queste stoffe, costavano già al tempo, però naturalmente per l'abito da sposa, anche questo bustino è di un abito da sposa molto probabilmente settecentesco, anche questo con ancora tracce del paramani qui sulle maniche, e questo bellissimo, questa bellissima bordatura del bustino. Guardate un po' anche la simmetria dei fiori, anche la persona che l'ha confezionata è stata molto attenta. La preziosità si vede anche dal recupero di piccoli lembi di questa preziosa stoffa, e quindi anche questa dà importanza al tutto. Su questo piedistallo addirittura un bustino, forse la versione estiva, sempre settecentesca, molto probabilmente sempre tessuto proveniente dalle seterie di San Leucio. Non si è avuto tempo di farlo analizzare, però notate i colori, la brillantezza ancora dei colori vivi, e notate naturalmente anche le asole dove ci passava naturalmente il filo che ricongiungeva il bustino. Bello anche questo esemplare di fazzoletto di scolla, anche questo antichissimo, con dei colori brillantissimi e ancora conservato perché di seta pura.